Ed ora la protesta per la vertenza relativa alle pensioni amianto. Francesco Piccone. Si sono radunati davanti alla sede della Regione Liguria in Piazza De Ferrari a Genova e poi in corteo sono andati in prefettura. Sono lavoratori e pensionati coinvolti nella vicenda amianto. 30 di loro dall'aprile del 2009 sono privi di reddito perché l'INPS gli ha revocato la pensione. Ma il problema riguarda anche chi è ancora in fabbrica. Ci troviamo anche nelle condizioni con i lavoratori che sono in fabbrica che possono andare in pensione. No, non ci vanno perché è a rischio il discorso del riconoscimento dell'amianto, potrebbero andare, c'è il discorso della mobilità in azienda, ma non possono andare in mobilità perché hanno l'amianto, sono proprio in condizioni abbastanza difficili che non si riescono a chiarire. Alcune di queste persone hanno già dato le dimissioni ed ora sono senza reddito né pensione. I rappresentanti sindacali chiedono che venga rapidamente convocato un incontro nazionale con INAIL per dare seguito a quanto concordato il 6 maggio 2010 al Ministero del Lavoro. In quell'occasione l'istituto si impegnò a rivedere le pratiche contestate. Nello stesso tempo però la cosa positiva è che stiamo, tutte le cause civili che stiamo facendo sul riconoscimento dell'amianto, anche a quelle che l'INAIL gliel'ha tolto, gli viene riconosciuto. Quindi con la magistratura stiamo vincendo le cause.